Perché è stato lo stesso Tony del Monaco a scrivere il testo del libro, il titolo del libro, perché era un'intervista rilasciata ad Elisabetta Ponte negli anni 60. Elisabetta Ponte gli chiedeva quanto può durare il successo e che cosa farei dopo, e lui, con una filosofia pragmatica estrema proprio, rispose: non durerà tanto il successo, per cui quando il pubblico mi volterà alle spalle, io me ne andrò in punta di piedi, con un'eleganza di pensiero estrema, e quindi diciamo che il titolo del libro l'ho fatto lui stesso. Io sono piacere, ho avuto il piacere di riproporlo. Avrei voluto maggior vicinanza da parte delle istituzioni, non c'è stata. Ho indirizzato tante richieste agli attuali amministratori, loro lo sanno, sono tutte quante protocollate. Ho indirizzato tante richieste anche alle categorie professionali, agli istituti bancari, alle società di assicurazione, ai centri commerciali. Speriamo che adesso. Probabilmente volevano vedere un pochettino la sostanza. Oggi la sostanza c'è, è un bel testo che viene apprezzato dai grandi artisti della musica italiana. Abbiamo sentito in conferenza stampa Massimo Ranieri, Rita Berti, Paolo Mengoli e tanti altri ancora. Io so che adesso in questi giorni è uscita una raccolta per festeggiare i 50 anni di musica. Io l'ho ascoltata, è molto bello questo cofanetto e ti faccio i miei auguri. E praticamente in questo cofanetto, in questa antologia, ci sono due canzoni di Tony. Rita, ci sei? Sì. Tu hai inciso due canzoni sue in questo album, L'ultima occasione e La voce del silenzio. Ecco, bellissima interpretazione tra l'altro, poi non c'erano dubbi, conoscendoti. E c'è una ragione per cui hai scelto queste due canzoni? Senti, nell'intervista sul libro, praticamente quando alla domanda quale canzone di Tony avresti voluto cantare, tu hai risposto un'ora fa. Quindi possiamo sperare che nella tua prossima antologia ci sarà anche un'ora fa. Ciao Paolo, senti, so che tu anche nel libro hai raccontato delle cose molto simpatiche, un'intervista molto bella, ma io vorrei ritornare, per chi non ha ancora letto il libro, su quella tua esperienza in Giappone con Tony Lazzarichi. Intanto mi sono tutti molti dire perché proprio ieri sera mi sono incontrato con una persona che aveva dato il libro e mi Sì? ha cercato fortemente perché non volevo farmi trovare incidere. Per me la più bella, che c'è la voce del silenzio, una canzone straordinaria che voi
avere dato un fatto che mi tocca personalmente, perché effettivamente mio papà, l'ultima volta che io ero in Cile, era andata in concerto, mio padre era presente, poi non ho avuto modo di, perché poco tempo dopo mi è venuto a mancare. Però non dimentichiamo l'Inta mia, proprio a dicembre, il disco, il 45, Giri di vita mia, quindi proprio 50 anni esatti. Ma vita mia è che sono arrivati così, sono due pezzi che sono stati qua lì da fisica quasi contemporaneamente. Massimo, tu sai che per la città di Sulmona vale tantissimo, non solo in relazione al rapporto che tu hai avuto con Tony del Monaco, che hai considerato e consideri un tuo fratello maggiore, ma anche perché hai dato parecchio a questa città e noi vorremmo che continuassi a farlo. Io ti sono personalmente grato per quello che tu hai dato a me nel corso dell'intervista in questi anni di grande amicizia che spero possa continuare. Ti chiedo una battuta sul libro, perché so che lo hai letto e vorrei che lo facessi magari in diretta, se può. Copia del libro qualcuno la porterà anche ad Ennio Morricone, che è stato l'arrangiatore per 6 anni alla RCA di Tony del Monaco, per cui potete credere che questo libro è stato grandemente apprezzato a Roma negli ambienti della RAI. Speriamo che da questa, come dire, da questa attività di diffusione a partire da Roma qualcuno possa effettivamente valutare la grande importanza per la rivalutazione del nostro concittadino Tony del Monaco. A me gusterebbe tantissimo allestire una sezione di arte contemporanea dedicata alla musica, perché Tony del Monaco è degno di occupare quella sezione con attorno tutti i nostri amici artisti, perché sappiamo che la Valle Peligna ha validissimi artisti che hanno fatto il giro del mondo, stanno producendo, vorranno produrre ancora. Quindi questa cosa si può fare. Poi vogliamo magari scoprire un busto dedicato a Tony del Monaco? Forse bisognerebbe fare anche questo. Vogliamo intitolare una struttura culturale a Tony del Monaco? Piccolo teatro?
A me piacerebbe sinceramente che il Teatro Comunale si chiamasse Teatro Toni del Monaco, Gian Maria Caniglia, senza offendere associazione o rappresentante di, perché secondo me anche dall'incontro tra la musica classica, la musica lirica e la musica leggera, riproposta nel tempo con un'iniziativa di questo genere, secondo me si possono rinsaldare i rapporti tra le varie associazioni. Io personalmente ho curato una telefonata all'epoca con una persona, informandola di questo pensiero mio, però se anche dovesse essere il piccolo teatro di Via Quatrario, va bene. Ma io, come spiegato in conferenza stampa, io sono subentrato al lavoro già preparato da Giancarlo Colaprete in 22 anni di ricerca. Io negli ultimi 4 anni mi sono dedicato al libro con dei capitoli che erano più convenienti a me, cioè nel senso più attinenti, nel senso che ho curato la discografia, le parti più artistiche, perché io come personaggio, non essendo di Sulmona, non l'ho conosciuto. E quindi abbiamo lavorato in tandem, abbiamo lavorato veramente tanto per questo libro. Le soddisfazioni sono tante perché sta andando molto bene il libro e sono contento che poi adesso è apprezzato. Continuo perché io poi a Sulmona ormai sono di casa, perché ho presentato tante cose, sono venuto come giurato al premio Daolio, tornerò anche a dicembre con degli appuntamenti, quindi continua l'amicizia e continua chiaramente anche l'opera del Monaco, dove io mi sono già occupato sulla mia rivista Raro Più, con un primo articolo che esce adesso in questi giorni, il 2 e il 3 dicembre, con una prima parte sulla discografia, e continuerò ad occuparmene chiaramente in futuro. Beh, è una giornata di grande soddisfazione per me, perché è il secondo momento, il primo c'è stato a gennaio di quest'anno, ancora di quest'anno, e c'erano in programmazione una serie di eventi, e questo dovrebbe essere il primo, che poi come evento si concluderà il 28 dicembre al Teatro Comunale Maria Caniglia, dove si ricorderà mio fratello e i 50 anni, si celebreranno i 50 anni dei 5 dell'88. Quindi sono molto entusiasta di questa mattinata e mi fa piacere che tutti quanti abbiano ricordato mio fratello per come lui veramente era. Per quanto riguarda il libro, lei lo ha visto, cosa possiamo dire? Dunque, il libro, come dicevo già questa mattina nel mio intervento, è un'opera fatta con un rigore ed una serietà che sono indispensabili per dar vita ad un'opera del genere, dove c'è un apparato documentaristico di primissimo ordine, va bene? Che è una bibliografia ricchissima, e il libro vale se c'è una bibliografia ventagliata e ricca, ma se la bibliografia è povera, il libro non serve. Perché...